L'Eneide inizia in medias res, quando Enea è già da anni in viaggio alla volta del Lazio. L'eroe è ostacolato da Giunone, la quale induce Eolo, dio dei venti, a scatenare una terribile tempesta. Le navi troiane che dalla Sicilia si stavano dirigendo verso le coste dell'Italia vengono scaraventate verso la Libia. Enea raggiunge la riva con una parte dei compagni. Crede di aver perduto molte delle navi e rimpiange i compagni, che in realtà sono scampati e sono già a Cartagine, dove vengono accolti dalla regina Didone. A questo punto la scena si sposta sull'Olimpo, dove assistiamo a un colloquio tra Giove e sua figlia Venere, madre di Enea.